Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 20 ottobre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Felici e contenti come Pasque? Pasqua, un ricordo lontano, ma la vostra allegria oggi è la stessa di un bimbo che apre un uovo di cioccolato. A rendere la giornata smart, la luna in segno di fuoco, amica di Mercurio, di Venere, del Sole. Vero che tutti quanti, tranne voi, bisticciano con qualcuno, la bianca signora con Saturno, che oggi vi rende più saggi e giudiziosi, suo marito e con lui la dea dell'amore con Plutone, ricordandovi che questo sarà un inverno duro, non tanto per il meteo, ma per la borsa. Intanto voi fate spallucce, perché la vera ricchezza, affermate con convinzione, non sta in cassaforte ma nell'anima e il vostro ottimismo, la fiducia, l'idealismo, valgono molto di più di un mazzetto di banconote o di azioni promettenti. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Non buttate via le ottime occasioni che oggi potrebbero presentarsi, Luna e Venere sono in buon aspetto ma vanno incentivati tutti i rapporti se volete cogliere le occasioni giuste. Non siate duri con una persona che vi rivela il suo amore per voi, in fondo innamorarsi non è una colpa. Piuttosto cercate di essere teneri e di far capire con fermezza, ma con delicatezza, il vostro pensiero in merito. Non date motivo di pensare al vostro partner che siete delle persone fragili ed emotive. Il vostro partner vi vuole forti e con coraggio. Evitate di polemizzare con amici sulle vostre insicurezze. La giornata inizia con il malumore ma termina di buon umore. In serata ci sarà un evento piacevole e imprevisto che illuminerà la fine della giornata. Mettete da parte ogni ansia e ogni preoccupazione, soprattutto cercate di vivere con il vostro partner in modo da non dargli più preoccupazioni di quelle che ha. Oggi difficilmente vi sentirete sicuri di voi stessi, pretendete troppo e questo si traduce in un'immediata insicurezza. Provate a guardarvi intorno, cercate oggi di uscire dai luoghi comuni e cercate di fare nuove conoscenze e amicizie. Possibilmente cercate di mettere su l'idea di un viaggio. È un giorno incerto, sopraffatti da dubbi e malumori, faticherete a sentirvi in sintonia con voi stessi e con gli altri. Abbiate cura oggi di fare pulizia nel vostro cuore, troppi sentimenti confusi si affollano dentro e fino a quando non farete chiarezza avrete difficoltà in merito a scelte ed emozioni da vivere. Anche i single dovranno capire bene quello che davvero vogliono e abbandonare le chimere e badare alle cose concrete. Soprattutto in mattinata, che negli ultimi tempi rappresenta per voi il periodo più proficuo del giorno, dovrete mostrare il meglio e convincere quante più persone potete ad appoggiare un vostro progetto. Oggi vi arriverà una buona notizia completamente inattesa che vi lascerà letteralmente senza parole. Dovunque vogliate andare in questo giorno, tenete sempre a mente che la caparbietà e la testardaggine potrebbero esservi molto utili. Chi vuole essere protagonista di narrazioni amorose appassionanti, non stia in un angolo ad aspettare con sciocche, superate timidezze, si muova invece con lucida determinazione, raggiungendo il traguardo senza perder tempo. Il cielo di oggi vede per voi la presenza benefica della Luna in Leone. Sarete particolarmente spigliati, vi sentirete in diritto di ottenere di più, ma fortunatamente sarete temperati dal buon senso e dalla prudenza nel rischiare di esigere troppo dal destino. Mercurio, pure in buon aspetto dalla Bilancia, vi infonde calore umano e quella inconfondibile genuinità che vi rende preziosi e speciali per i vostri cari. Per conservare l'ottima salute che il cielo vi ha donato, non basta soltanto tenere in allenamento il fisico, ma anche la mente. Che bellezza ritrovarsi carichi di ottimismo e fiducia grazie alla luna di fuoco in trigono al vostro segno. Vi farà dimenticare il raggio rosso di Marte che, vostro malgrado vi bersaglia, provvidenzialmente frenato però dai vostri amici Saturno, Mercurio, Sole e Venere, tutti allineati in vostra difesa.
Ottima giornata per viaggiare, incontrare gente e stringere contatti, non per concludere affari però e tantomeno per disputare gare, se non proprio con la sconfitta finireste con un ignominioso pareggio. Amore ed Eros. Dopo una discussione col partner tornate pappa e ciccia, inizialmente si parla poco poi via via il discorso torna a fluire sincero e costruttivo come prima, più di prima. Se il partner ancora non c'è sentite grandi eventi in avvicinamento, un'amicizia pronta a trasformarsi in amore, oppure il ritorno di qualcuno che riemerge dal passato come un fantasma, ma molto più charmante poiché avete senso dell'umorismo e dall'ovene ormai alle porte gli aprite le braccia. Felici di questa vecchia novità. Famiglia tranquilla, figli adorabili, se qualcuno continua a darvi contro non sarà della cerchia più intima, ma qualcuno che al massimo le gravita attorno. Le rassicurazioni ricevute dal partner, o da una persona da poco conosciuta, potrebbero non bastarvi o starvi strette, confondendovi. Se non vi fate chiarezza da soli vi ritroverete al punto di partenza. La luna fa apparire il lato più tenero, sensibile, ingenuo di voi. Chi vi vuole bene si sente conquistato dalla vostra spontaneità e freschezza faccia tuttavia attenzione, quando volete, sapete difendervi bene. Esplosione di avventure nei giovanissimi single. Lavoro e denaro. Difficoltà nelle trattative, l'interlocutore è un osso duro che non fa sconti. Molto piacevole invece il lavoro di squadra, specie se si tratta di un'attività movimentata che implica spostamenti, contatti, insegnamenti, alternativamente nel ruolo di maestro o di allievo. Questa è la scuola della vita, dove c'è sempre, anche in pensione, qualcosa di nuovo da imparare. Finanze al sicuro ma senza grandi voli pindarici, se un amico ha bisogno di un piccolo prestito non gli direte di no, specie se l'instabilità sul lavoro l'avete assaggiata anche voi e il suo sapore sgradevole talvolta ve lo sentite ancora in bocca. Aspettatevi molte soddisfazioni personali, successo e gratificazioni. L'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica. La sicurezza nei vostri mezzi che state dimostrando, aiuta anche chi vi sta vicino in ufficio e si sente incerto. Riuscite a coordinare brillantemente le competenze altrui grazie ai favori di Saturno, transitante nel segno amico dell'Acquario, specie se appartenete alla terza decade. Il pianeta del rigore, del rispetto dei tempi previsti e della logica, fa aumentare serietà e responsabilità, attenzione, che in ufficio qualcuno non approfitti della vostra disponibilità. Benessere. Il nervosismo c'è anche se sapientemente dissimulato dietro a un sorriso gentile e accattivante, la salute è buona, ma qualche stato infiammatorio peregrino potrebbe cogliervi comunque di sorpresa facendovi dormire male la notte, un po' per il fastidio, un po' per semplice stanchezza. Se durante il giorno si è tirato troppo si casca dal sonno ma poi, una volta toccato il cuscino, si continua a rigirarsi nel letto fino a notte fonda. Se non credete a questa descrizione infilatevi sotto le lenzuola e avrete modo di sperimentarla di persona. Avete bisogno di confrontarvi con persone care per capire che i pensieri e lo stress non appartengono soltanto a voi e ci sono problemi più importanti nella vita, rispetto ai vostri, per stare così giù di morale. Per lei, tra voi e le amiche un piccolo prestito viene e va. Solo che loro i vostri debiti li ricordano, mentre voi ve li scordate dopo 5 minuti. Per lui, letture impegnative ma di grande soddisfazione,